boys and girls, benvenuti a Casa Prelemi, bentornati a Salotto Salemi. Gli opposti si attraggono, recitava un vecchio detto popolare, ma io oggi sono qua per sfatare questo mito e confermarne un altro, ovvero chi si somiglia si piglia. Preparatevi perché oggi riderete più che in una puntata di Casa Vianello e le emozioni si amplificheranno più che al Grande Fratello. Avete capito, no? Sono così contenta di avere lui come ospite, anche se non so cosa aspettarmi, perché lui è davvero imprevedibile. Ma avete capito chi è? Scopriamolo subito! L'ospite di oggi ha un gran talento e non parlo della sua pazienza e neanche di altro. Lui è bello, intelligente, carismatico, travolgente. Dite che sono di parte? Beh, un po' sì. Ma non perdiamo altro tempo e diamo il benvenuto a Pierpaolo Pretelli! Finalmente uno che dice giusto il mio cognome! Ciao. Ciao. Come va? Io sono una conduttrice, quindi non ti chiamerò amore. Okay. Tu sei Pierpaolo e come tutti quanti verrai trasformato dal mio make-up. Wow, non vedo l'ora, voglio diventare Kim Kardashian. Sei mai stato truccato? Sì, amore, tu. Ti avevo già truccato? Sì. No. 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 In casa? GF? No. No. Sì. No! Sì o no? Mi è toccato no? Sì, no. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Caro Pierpaolo, prima di iniziare sì. Una domanda per te. Amore, hai montato l'aspirapolvere che te lo chiudo da 2 settimane? Amore, scopo io con quella a mano. Non ti preoccupare. No, ma visto che sono andati in casa a fare la valigia, hai messo a posto. Siamo qua, salotto, sai, no. Dobbiamo parlare di cose di casa. A parte che sto salottino è molto meglio del nostro. È molto più grande e ordinato. A casa. Montiamolo a casa. Vabbè, prima di iniziare la nostra chiacchiera ho preparato per te una presentazione speciale, ovvero chi è per me Pierpaolo Pretelli. Guarda. Sin da piccolo Pierpaolo Pretelli ama stare al centro dell'attenzione, intrattenere e far divertire le persone. Era lui il vero burrone del gruppo. Con grande impegno si dedica poi al calcio e lo lascia per concentrarsi sul mondo dello spettacolo. Con grande successo, devo dire. Pierpaolo è lo showman di cui abbiamo bisogno, canta, balla e sa fare perfettamente le imitazioni. Dietro quella faccia d'angelo c'è un ragazzo determinato e pronto a mettersi in gioco, ma che ogni tanto, anzi spesso, ne combina delle belle. Vero amore? Sono commosso. Cioè, è tempi di verissimo che non vedo un RVM così. Quindi sei soddisfatto? Soddisfattissimo, ecco. Grazie. Ma queste belle parole a cosa devo? Che sono di buon umore in questi giorni. Ah, invece tu riusciresti a fare una presentazione per me? Io la faccio sempre una presentazione di te. Se vuoi la faccio velocissima. PowerPoint. Ok, faccio velocissima in 15 secondi una storia Instagram. Giura Salemi, la donna più amata, più bella degli italiani, simpatica, travolgente, spigliata, bella, forme wow. Direttamente da Piacenza, terza classificata Miss Italia, Giulia Salemi. Woo! Applauso. Io la voterei, sì, sei stato molto persuasivo. Grazie. Allora Pier. Non mi chiamare Pier. Pierpaolo? Non mi chiamare Pierpaolo. Amore, non posso chiamarti amore, è un programma, devo amore, essere... Amore, chiami amore tutti, truccatori, cioè, non ho capito. Devo essere infatti devo distinguermi. Vabbè. Devo essere professionale. Okay. Allora, io oggi lascio gli onori di casa a te e ti chiedo, per chi spezzi un micado? O meglio, per che cosa lo spezziamo? Allora, spezzo un micado a Fariba, che in questo momento sta guardando Prince. Quindi salutiamo Fariba e Prince. Fariba, non dire che non faccio niente per te, ho spezzato un micado. Ottimo, così Fariba è dalla tua parte. Era la sua, c'era già. E l'abbiamo messa a posto. Invece, ecco, questa è una domanda che non ti faccio mai. Cos'è che ti rende orgoglioso? Vabbè, a parte me. Te a parte? Me a parte. Ma sicuramente mio figlio mi rende orgoglioso e la sua dolcezza, la sua intelligenza. Mm-hmm. Non so da chi abbia preso. Non da te. Non da me. E devo dire che quello mi rende molto orgoglioso. Ora va per imparare anche la terza lingua, quindi
già 5 anni tre lingue. Leonardo, io sono l'italiano. No, adesso mi prometti che iniziamo a guardare le serie in inglese. Te l'ho detto mille volte, sei piccolo, non c'hai mai voglia di farlo. Cioè, poi ti lamenti che non sai l'inglese. Ma tu l'altro giorno guardavi il film Mare Fuori, lì. No, ma il napoletano con i sottotitoli. Cioè, impara tu le lingue. Allora, ok, direi che è il momento. Che momento è arrivato? È quel momento lì, dove... Mi trasformi in Kim Kardashian? Tu accomodati pure, che io arrivo subito e ti trasformerò. Amore, vado lì. C'ho un'altra idea. No, ma... Dal salotto Salemi voglio andare alla camera da letto prelemi, che dici? Perfetto, vai, procediamo. Let's go. Per Pierpaolo creerò un make-up super naturale che valorizza i suoi lineamenti. Utilizzerò quindi un primer mattificante, un po' di terra per fare contouring al viso e scaldare l'incarnato. Ovviamente fisserò le sopracciglia, labbra idratate e un tocco finale, la matita nera per uno sguardo rock. Ciao. Ciao. Dai, smettila, non deconcentrarmi, che ora devo truccarti. A parte che... possiamo dire ufficialmente che con tutti i tutorial che hai visto ormai sei capace anche tu di truccarti e truccarmi? Sono bravissimo. Quindi dimmi un po' di basi, allora, vediamo. Mettere un po' di gloss. Un gloss con la pancetta croccante per una tricina all'osso. Poi avrei un po' di contouring. Il contouring con un po' di carciofini viene un po'... Vedete che conosce il contouring. Pazzesco. Illuminante. E non può mancare assolutamente un po' di mascara. Bravo! Per guardare meglio. Beh, amore, scusami. Sei bravo, eh? Sei bravissimo. Illuminante, contouring, mascara. Quindi quante cose ti ho insegnato? Mi hai inventato tu. Beh, questo è poco ma sicuro. Ma questo già lo sai. È arrivato. Se ti chiedessero cos'è la cosa più importante che ti ha insegnato Giulia, intanto che ci pensi ti applico un po' di primer, così compattiamo bene questa pelle. Allora, che non hai curato. Voglio essere sincero, la cosa più importante che tu mi hai insegnato è credere in se stessi. Oh. Non piange che si scioglie il trucco? Ma no, però... È lui che lo dice a me. Eh sì. Cosa mi farai? Allora, no, super naturale. Però visto che tu, quando eri più piccolino, non hai curato la pelle, ti metto un bel primer, così, capito, andiamo a uniformare la pelle, diventa bella compattina. Come piace a me. Le mie cosine cosucce. Cosine cosucce, pelle liscia, morbida, come un bebè. Allora, è molto bella la risposta che hai dato, però io ti voglio chiedere, o meglio voglio condividere, perché non credi in te stesso, Pier? Non è che non credo in me stesso. Tu mi hai detto, io ti ho aiutato a diventare... Mi hai aiutato? Io. Ma prima? Nel senso, non credevo abbastanza in me stesso. Ma perché? Chi è che ti ha traumatizzato? Ma sono delle insicurezze che uno si porta magari da piccolo, sono dei traumi che uno ha vissuto. Ma sto facendo una seduta psicologica o mi stai facendo il make-up? Hai ragione, dai. Adesso ti metto un po' di fondo in stick, super leggero. Ok. E voglio chiederti... Allora, Pier, io so che sei stato un bambino un po' birichino, eri sempre al centro dell'attenzione, eri un burlone. È da quando sei piccolo che hai sviluppato il talento di imitare? Cioè, si nasce, si sviluppa? Come funziona? Come funziona da voi? Io riesco a captare dei suoni e penso la capacità sia nel riprodurre ciò che uno ascolta. Però io ti ascolto, io non so imitarti. Però devi cogliere dettagli, cioè tu quando vuoi imitare una persona a volte basta anche solo lo sguardo. Tipo tu quando fai le foto, no? Che fai la foto modella. Cioè i dettagli, no? Fanno poi... Io non faccio così. Ok, forse sai cos'è il problema. Che io sono troppo presa da guardare quello che faccio io per guardare quello che fanno gli altri. Perché il problema principale è quello. Però veramente io questa cosa di te l'ho amata dal giorno uno perché mi diverte troppo. Guarda che poche persone sono. Anche se mi fermasse a osservare gli altri, in pochi riescono veramente a imitare come fai tu. Infatti tra un po' faremo un giochino, preparati. Ma stasera litighiamo con la nuova casa oppure è tutto vero quello che mi stai dicendo? Cioè sei tu reale? Esatto. Questa puntata di Salotto Salemi, registrala. Mamma mia, me la guardo tutte le notti quando ando a letto. Guarda che veramente mi stai descrivendo come una brutta persona. No, non è vero. Allora, ma una curiosità. Secondo te, vabbè, noi Galeotto FulGF, se ci fossimo conosciuti al liceo, ci saremmo innamorati? No, perché io ero fidanzato felicemente, quindi... Ma guarda che sei veramente pessimo. Ho capito, io sono uno fedele, sono monogamo, sono fedele. Non hai mai tradito? No. Falsissimo.
Non è tradito, cioè quando la storia è arrivata a da capolinea... Da piccolo ha mai detto una volta. Sì, però era già finita la storia, cioè stavo insieme ma era già finita. Però bravo, apprezzo la fedeltà e l'onestà. Puoi mai dire mai nella vita. Guarda su, da Pierpaolo Pretelli ci aspettiamo di tutto. Allora, tu hai questo sguardo d'angioletto. Ma tutti noi vogliamo sapere, sei stato un Latin lover? Ma diciamo che ogni tanto ero un po' come Cocciante, accendi un diavolo in me. Ma Latin lover? Latin lover no, dai. A parte che è zucchero. Ah, hai ragione, è zucchero. Ma l'ho detto Cocciante. No, nel senso che io avevo quest'arma che sicuramente il fatto di saper cucinare, no, ai fornelli. Sì, ma hai cucinato 3 volte in 2 anni, a me ti voglio ricordare. Ti ho conquistato diversamente. Cioè? Con gli sguardi. Gioco di sguardi. Tac, presa, colpita, affondata. E no, ma a te ti ho riempito di attenzioni, dai. Allora, Pierpaolo, ho utilizzato un po' di terra per scaldarti l'incarnato ed è arrivato il momento del gioco. Ah, sì. Visto che tu sei Mital, l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato e sei bravissimo, io ti faccio delle domande e tu rispondi, ti dico che personaggio dovrei fare. Prima domanda, cosa ne pensi della generazione Z? Risponde Christian De Sica. Ma la generazione Z? Che te devo dire? BCDE? Sono ragazzetti, fanno i TikTok, fanno i balletti. Cosa ne sanno loro? Ma che ne sanno loro? Ma mi faccia piacere, va. Giulia Salemi, che cosa ne pensi del metaverso? 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 Amore, tu risponderesti... Tu come risponderesti? È vero, puoi fare... Sei proprio un cretino. Perdone. Ti metto un po' di... Mettimi tutto quello che vuoi. Chiudi. Allora, ci ho scaldato l'incarnato e ora vado a fare un po' di contouring anche al nasino. Chiudi gli occhi. Metto un po' di marrone sulla palpebra, sia fissa che mobile. Tu sai cos'è la palpebra fissa e mobile? Ma io sono fermo incarnato. E poi da qua, perché devo rendere tutto omogeneo, poi tu sei molto abbronzato, ti vado a partire da qua per valorizzare le tue sopracciglia, occhi, a fare un po' di conturino. Allora, ho usato un gel trasparente per fissarti le sopracciglia, tirarle verso l'alto per alzare il tuo sguardo. Che era basso. No, dai, in generale per valorizzarlo ancora di più perché è bellissimo. Io ora guardo così. E voglio anche sfatare una cosa. Un falso mito su questa coppia. Che la gelosa sono io, Pierpaolo. Il geloso sei tu. È vero, è vero. A parte che oggi è vestita così. Allora. Sei vestita color carne oggi. Ma sei proprio scemo. Guarda che ho tenuto questo look per te apposta, eh. Il più... Voglio vedere. E comunque, ragazzi, il più geloso dei due è lui. No. No, sì. No. Sì, tesoro. Tu fai la finta gelosa. Invece tu vuoi sfatare una leggenda nei miei confronti? Amore, ci sarebbe da sfatare leggende su di te, però mi attengo solo a quello che dici tu. Diciamo, anche... ti seguo. No, stiamo per dire anche il contratto di riservatezza che ci ha fatto firmare per battuta, ma c'è della gente pazza che pensa che veramente stiamo insieme per un contratto. Ma poi ragazzi, per contratto... Ma poi il contratto dovrebbe essere tanti milioni di euro. E che cazzo che c'è? Cioè, comunque... Cioè, Giulia è impegnativa a volte. Beh, perché tu Pierpaolo... Scusami, cioè io, dillo, io ho preso la tua vita. Io ho preso la tua vita. E ne ho fatto qualcosa di incredibile. Cioè, e ne ho fatto qualcosa di incredibile. Sono stato un uragano. Sono messa, così. Puoi dirlo. No, così descrivendo mi sembra che ho solo difetti. Io sono piena di pregi. Tu hai tanti pregi. Tipo? Amore. Tipo, trucchi benissimo. No, sei una brava conduttrice. Umani. Umani. Vabbè, sei generosa, molto. Ok. Sei buona a tratti. Come a tratti? Amore, ma tu ti sei guardata quando scrivi al cellulare che sei incavolata? Io sento Giulia incavolata da una camera all'altra, quando sento il rumore delle unghie sullo schermo del cellulare. Poi fa tutte le facce. Amore, veramente. Cazzo di me. Io non ti inviterò. Basta.
Non so immaginare quando Paolo, litighiamo e non ti vedo. Bravo, per Paolo tu stai andando alla mia immagine e non ti metterò qui nessun mio programma. Intanto procediamo col make-up, abbiamo fatto la base, abbiamo fatto l'occhio, abbiamo fatto le sopracciglia. Ora ti metto un bel balsamo idratante trasparente, ok? Balsamo idratante? Dove? In bocca? Penso io ero rimasto al balsamo nei capelli. Allora, la base è perfetta, però qua sei salotto Salemi, non puoi andare via così. Quindi, cosa preferisci tra matita nera e mascara? Matita nera. Vai, un po' rock. Un po' Damiano dei Maneskin, eh? Sono fuori test. Allora, hai mai messo la matita? Sì. Ma dove? Al Jeff. È vero! È vero! Tu me l'hai messa? No. No. Chi te l'ha messa? Non ricordo. Vedi che sei gelosa? Ma ah, non eri gelosa. Oh, stavo scherzando, guarda su. Oh! Risulta cieco. Bene, ora la matita l'hai messa. Ora facciamo un bel gioco. Va bene, sentiamo. Allora, un po' di domande per te, cara la mia Giulia Salemi. Mamma, che paura. In arte Giulia Salotto Salemi. Guarda su, cambierò il nome di Instagram. Ma tu, che rapporto hai con le tue colleghe? Io? Dici un po', chi non sopporti? Allora, ti No, chi non sopporti no. Parlaci un po', cioè, come ti relazioni con loro, ecco? Con le mie colleghe? Sì. Allora, guarda su. Di base io sono sempre stata una ragazza un po' complessata sul tema dell'amicizia, quindi questo lo sai. E da quando sono piccola cerco in tutti i modi di conquistare le ragazze e di diventare loro amica. Purtroppo non sempre con buoni risultati, quindi ho sempre avuto un po' questo trauma e me lo porto anche un po' ora che sono più grandicella. Che amore, sì. Sì, diciamo che c'è questa roba che vuoi, cioè, cerchi sempre amicizie nuove. Meno male che non cerchi i fidanzati così, se no ero rovinato. Cioè. Quindi un po' il pallino dell'amicizia lo sai che io ce l'ho, perché scambio spesso amicizie, conoscenti, ma soprattutto a me basta che mi fai un sorriso, mi dici ah che carina che sei e ridi una mia battuta e dico oddio ho una nuova amica, ti amo. E poi puntualmente e quindi questo lo sappiamo già. Fortunatamente qualche amico e amica vera ce li ho e sai già chi sono, però sono proprio propensa, ho proprio voglia di conoscere persone nuove, ma soprattutto di avere amiche donne. Invece voi uomini, e questa è una cosa che amo di te, tu fai amicizia con tutti, tutti ti amano. Io dico... Anche a te amano, eh? Sì, ma amano in modo diverso. Mi scemo. Amano in modo diverso. Purtroppo il mito, sai, la famosa frase... Comunque io una domanda ti ho fatto. Vabbè, andiamo avanti. Ok. No, c'è anche un'altra roba. Volevo collegarmi appunto a questo colleghe, ma cioè nel senso... Ma non tutte, precisiamo però non tutte. Non generalizziamo perché paradossalmente a Salotto Salemi ho conosciuto tante belle ragazze, simpatiche, brave. Che ti hanno fatto un sorrisino e tu le ami. Ma vediamo come si comportano tutto l'anno. Ecco. Puoi far dare un feedback. E allora, un'altra ti domanda che mi preme. Ti posso liftare l'occhio col correttore? Lifta tutto quello che vuoi. Okay. Senti un attimo, ma... tu sappiamo bene che non sei più una, diciamo, una pischelletta, cioè sei più una bambina, no? Cioè, sei una donna, una conduttrice. Una ragazza. Okay, e hai un profilo TikTok, ma non ti senti a disagio ogni tanto fare i balletti e fare i TikTok che fanno le ragazzine di 15-16 anni, 18 anni? E comunque no, perché non c'è un'età, ok? Sfatiamo questo mito, non c'è un'età per fare qualcosa. Loro hanno avuto la fortuna di nascere in una generazione molto social. Ai miei tempi tutte queste cose non c'erano, quindi io devo stare al passo col tempo e recuperarle. E poi ti ricordo che ci sono piattaforme dove puoi andare a qualsiasi età e fare qualsiasi cosa, quindi fare del make-up, fare i balletti, cioè anzi è una prova per... No, qualsiasi età, quindi ora porto mio nonno, lo porto al The Club a fare serata. Certo! Lo faccio ubriacare. Certo! 84 anni, è tutto a posto. Tutto a posto. Un'ultima domanda, anche perché il tempo è scaduto. E questa domanda è un po' più, diciamo, personale, professionale. Sei molto brava a condurre, quindi io personalmente ti vedo già proiettata nel mondo della conduzione del showbiz. Brava, amore. E tu tra 10 anni dove ti vedi? Ah,
Allora, io mi vedo a una donna... Su tutti i palinsesti, quello sicuramente, ok? Su tutti i palinsesti. Una donna, mamma, manager, pazzesca. Ovvero, mi sogno una mia famiglia, vorrei almeno una figlia, però due sarebbe top. Sposata, però una donna in carriera, quindi una conduttrice affermata, riconosciuta. Però allo stesso tempo vorrei investire anche in altre cose. Già questo stiamo pensando di farlo, quindi avere sempre accanto un piano B, quindi un materassino dove cadere sempre in maniera morbida. Amore, tranquilla, sarò per sempre il tuo materasso. Vuoi diventare mamma, no? Hai detto. Hai qualcos'altro da chiedermi? Perché tocca trovare il momento giusto. A proposito di questo, io non so se posso alzarmi, ma mi alzo. Ora divento serio. Io penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo. Stasera andiamo a cena insieme. Ma sei un cretino! Pierpaolo! No, ma io amore, ci stavo credendo, avevi anche gli occhi lucidi per colpa della matita. Ma amore, ma ti pare che te lo chiedo qua, amore? Te lo chiedo minimo a Sanremo con i fiori e tutto. Cioè, mica qua. Con i fiori, già addobbato. Ti giuro, sei un attore, sei falso. Io ci stavo credendo. Arriverà. Ma hai visto che faccia che ho fatto? Sì, arriverà. Arriverà quel momento, te lo prometto. Ma tu sei veramente... Amore, mi sei fermato il cuore, eh? Sì, l'ho visto, ho visto gli occhi, sono cambiati. Infatti dicevo, ma lo stai regalando a Salotto Salerno? Amore, dobbiamo dare almeno un'esclusiva a qualche testata. Come minimo, cazzo. Allora, Pierpaolino mio, ecco, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sudata. Di casa prelemi, possiamo dire. E voglio lasciare la parola a te. E una rivelazione finale. Non tutti sanno che... Non tutti sanno che da piccolo volevo fare il calciatore. E mi ricordo che in un allenamento il mister mi guardò e disse: Pretelli, se tu non dovessi fare il calciatore, io ti vedrei bene a fare il modello. E diciamo che non ci è andato proprio, però ci siamo avvicinati. Potevi fare il calciatore? Ma che ne so, guarda, lasciamo. Amore, che così abbiamo una bella villa. Vabbè. Ci arriveremo lo stesso. Ci arriveremo lo stesso, tanto sei uno showman. E magari non ci saremmo neanche conosciuti. Quello sicuro. Fa niente, comunque. È il tuo destino, vuol dire che dovrai spaccare in televisione e conquistare il cuore di tutti, perché il mio l'hai già conquistato. Tocco finale, tesoro. Che belle queste parole. Lo sai che lo penso veramente. Allora, tocco finale del mio make-up benefit, chiudi gli occhi, fisso, 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 tu sai quanto io adoro spruzzare. Bello, rinfrescante, sei pronto? Prontissimo. Nato pronto? Eh? Oh! Voilà! Tiè, guarda, becca questi spicci. The Mask. The Mask, spumeggiate! Detto di fare casino, sì, lo faccio! Allora, ma è meraviglioso. Allora, a parte che stai benissimo, pelle super sana e poi questa matita che rock. Super sexy. Allora, ti è piaciuto il make-up? Bellissimo. Sei ora contento? Tutti i giorni prima di uscire mi farà il make-up. Ok, allora ho un regalino per te. Wow. Ci sono dei regalini per ricordare con dolcezza questa giornata. Ce li mangeremo insieme sul divano e qualcosina per ricreare questo make-up. Adesso cosa facciamo? Che si fa? La mia cosa preferita al mondo. L'amore. No, i selfie.